Daniel, Tiger è qui con te. Ciao ciao amico, io sono il re Daniel, vieni a giocare insieme a me. Con questo lenzuolo farò il mio mantello da re. Io sono il re del castello e ora andrò a sedermi sul mio... trono di cuscini. Guarda, c'è il principe elefante. Dimmi, perché sei venuto a trovarmi, principe elefante? Sono venuto per dirti una cosa molto importante. Che cosa? C'è un pericoloso drago nel nostro regno. Oh, oh no, come? C'è un drago? Dobbiamo allontanarlo subito. Ecco, potremmo chiedere aiuto al principe Mercoledì. È molto bravo con i draghi. Chiederò alla mamma se il principe Mercoledì può venire qui. Ci sarà molto utile. Mamma, mamma, possiamo invitare da noi il principe Mercoledì? Calma, calmati, Daniel. Cos'è che vuoi fare? Sto giocando a re del castello con il nostro amico. Dobbiamo scacciare un pericoloso drago, ma abbiamo bisogno dell'aiuto del principe Mercoledì. Potrebbe venire qui. Lo chiamiamo? Eh sì. Oh, mi dispiace, ma oggi il principe non può venire qui. Cosa? Perché il principe Mercoledì non può venire? Perché? Perché oggi è andato a trovare la sua cuginetta Chrissy. Grrr, ma io volevo che venisse qui a giocare con noi al re del castello. Oh, mi dispiace, Daniel, ma forse potresti aiutarmi con il mio disegno. Guarda, questi siete voi da piccoli che giocavate al re del castello. È vero! Hai visto com'ero piccolo? Mi sarebbe proprio piaciuto che il principe Mercoledì venisse qui. Oh, mi dispiace. Ehi, forse potremmo suonare questa tromba. Potrei provare a suonare una canzone che faccia uscire il drago dalla sua tana. Guarda, la mia tromba si è rotta. Ho trovato! Potremmo andare al negozio di Stan per farla riparare. Sì, dobbiamo proprio andarci. Mamma, mamma, la mia tromba si è spezzata. Dobbiamo assolutamente andare al negozio di Stan per ripararla. Dobbiamo proprio. Ma oggi non possiamo andare al negozio di Stan. Che cosa? Perché non possiamo? Perché oggi il negozio di strumenti di Stan è chiuso. È chiuso? Brrr. Ma questo significa che la mia tromba non può essere riparata. Brrr. Oh, mio piccolo Daniel. Prima il principe Mercoledì non poteva venire e adesso io non posso andare al negozio di Stan. Non è giusto. Oggi non posso fare proprio un bel niente. Oh, tigrottino. Lo so che ti senti giù perché non puoi fare ciò che vuoi. E se ti senti così, si dice che sei demoralizzato. Demoralizzato? Lo sono. Io sono proprio demoralizzato. Sono sicura che presto riuscirai a trovare qualche cosa da fare. Devi solo concentrarti. Io non ci riesco. Brrr, ora sono troppo demoralizzato. Ascolta. Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Quindi se sei demoralizzato, perché non puoi fare quello che vorresti proprio come me adesso? Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Mamma, potresti aiutarmi? Ma certo, e grazie per avermelo chiesto, tigrotto. Ti aiuterò volentieri. Vuoi dei suggerimenti su che cosa fare? Sì, grazie. Perché non dai da mangiare ai pesci? Sì, va bene, ok. Ciao, pesci! Siete affamati? Blup, 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 blup. Vi andrebbe di giocare con me al re del castello? Potreste essere la principessa e i famosi suonatori di tromba di un enorme castello sottomarino. Ehi! Mi è appena venuta un'idea! Vorresti giocare con me a fare finta? Allora facciamo finta di vivere con gli amici pesci in un gigantesco castello sottomarino. Se io del mar fossi il re, giocheremmo tutti insieme qui. È grandioso, sai. Se io fossi il re, prenderei un cavalluccio per giocare coi delfini. E a nascondino poi con le tartarughe posso nuotare. Potrei divertirmi qui con te. È grandioso, sai. Se io fossi il re. Non è stato grandioso?
Molto bene. Come ti senti adesso? Mi sento molto meglio, ma forse starei ancora meglio se giocassi un po' con ma me. Ma certo, mi piacerebbe molto. Andiamo a giocare in camera mia. Potremmo costruire con i mattoncini. È un gioco divertente. Questa è proprio una bella idea, Daniel. Cosa vuoi costruire? Costruiremo il castello del re. Puoi giocare anche tu. E Tiggy sarà il re Tiggy, il re del castello. Perfetto. Inizia tu, io ti aiuto. Mamma, stiamo canticchiando insieme. Sì, e stiamo anche costruendo insieme. Mi piace molto giocare insieme a te. Sì, anche a me. Ancora uno. Ed eccone un altro. Adesso il nostro castello è finito. Hai visto, mamma, come l'abbiamo fatto alto? E ora mettiamo re Tiggy qui in cima al castello, perché lui è il re. Il re Tiggy! Il re è caduto. Ecco, riprovaci. Grazie. Tieni. Ecco qua. Ora cerca di non cadere più, re Tiggy, va bene? Perché Tiggy non può stare sulla cima del castello come piacerebbe a me? Sono così demoralizzato. Ricordi che cosa abbiamo detto? Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Va bene. Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Potresti aiutarmi a mettere re Tiggy là sopra? Posso provarci? Ops! Fammi provare ancora. Coraggio, Tiggy! Possiamo farcela! No, il castello! Hai distrutto il castello di re Tiggy adesso? Mi dispiace tanto, Daniel. Ma noi sappiamo cosa fare. Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Daniel, potresti aiutarmi? Ma certo che ti aiuto! Ehi! Forse potremmo usare questo mattoncino per far sedere Tiggy. È una buona idea. Grazie. E adesso siamo pronti. Io ti terrò fermo questo mattoncino. Funziona! Di grandastico! Sei stato molto bravo. Mamma, sei ancora demoralizzata. Oh no! Ora non lo sono più e sai perché? Tu mi hai aiutato. Un passo indietro aiuto avrai. Un passo indietro aiuto avrai. Un passo indietro aiuto avrai. Quando mi demoralizzo, io non riesco a far le cose. Non ci riesco. Ma se ti serve una mano, aiuto puoi chiedere, lo avrai. Mi aiuti? Un passo indietro aiuto avrai. Un passo indietro aiuto avrai. Un passo indietro aiuto avrai. Quando mi demoralizzo e dei grandi disastri faccio. Oh no, che confusione! Un passo lì indietro puoi far, tu lo sai. Mi aiuti? È bello a volte farsi aiutare. Davvero? Un passo indietro aiuto avrai. Un passo indietro aiuto avrai. Un passo indietro aiuto avrai. C'è nessuno in casa? Papà! Ciao, tigrotto! Fa vedere il castello a papà! Sì, guarda! Abbiamo fatto un castello per il re Tiggy! Vorresti giocare al re del castello con noi? Io sono il re Daniel! Io farò il drago, posso fare il drago? Arr. Sì! Aspetta, vado a prendere la corona e il mantello! Tieni, papà, così potrai essere un vero drago! Sono un drago! Un drago terribile! Via, vattene via, drago! Oh no! Il castello! Il mio castello! Oh, cosa ho combinato? Mi dispiace tanto, Daniel! Non demoralizzarti, papà! Possiamo costruirne un altro! Tutti e tre insieme! Ah!
Bravo, ottimo lavoro, Daniel. Ecco Re Tagli, il signore del castello. È stato grandioso giocare con te. E ricordati, se ti senti demoralizzato, fai un passo indietro e poi chiedi aiuto. Non vedo l'ora di giocare ancora insieme. Naso naso! Questo piattino lo mettiamo qui. Giriamo. Ecco, ci siamo, così va bene. Ciao, ciao, amico! Sto giocando a fare il ristorante a scuola. Io sono il cuoco. Vieni a giocare con noi. Ciao, Caterina! Ciao! È già pronto il tavolo? Mi manca poco. Bene, Forchetta, ora stai per andare a dormire nel tuo lettino di tovagliolo. E tu, piatto, ti metto qui. Ecco, miau miau, ora anche il tavolo è apparecchiato e possiamo finalmente aprire il ristorante! Io ho trovato dei clienti per il nostro ristorante. Tu siederei qui e tu, scimmia, ti metterei di qua. E questa sedia è di elefante. Benvenuti al ristorante, miau miau, dove tutto quello che cuciniamo è go-go gustoso nel vostro papà pancino. Ecco qua i vostri menù. Molto bene. Quindi la signora scimmia prende una banana. E il signor orso vuole un panino al miele con miele extra. E invece per il signor elefante abbiamo... maccheroni e formaggio. Perfetto, i piatti arrivano in un attimo. Scusatemi, questo è il ristorante e sono affamato. Che cosa avete di buono? Ecco, questo è il menù. Spaghetti e polpette sono go-go gustosi nel mio papà pancino. Capisco. Allora io prenderò degli... spaghetti con polpette, grazie. Spaghetti e polpette arrivano in una... con sopra il formaggio. Spaghetti e polpette e sopra il formaggio arrivano in una... E le polpette a parte, grazie. Va bene. Spaghetti e polpette con sopra il formaggio, polpette a parte arrivano in una... Nient'altro? No. Arrivano in una... Un bicchiere di latte, per favore. Certo. Molto bene, io cucinerò il cibo. E io andrò a prendere i piatti. È ora di cucinare degli spaghetti con polpette, quindi mi servono degli spaghetti e delle polpette. Ah ah, eccole! Ho trovato delle polpette finte da mettere in padella. Bene, adesso dobbiamo soltanto trovare degli spaghetti. Cerchiamoli! La melanzana, la pannocchia, la carota, una mela, il toast al formaggio. Dove saranno gli spaghetti? Grrr, io ho bisogno degli spaghetti! Principe Mercoledì, sì. Sai dove posso trovare gli spaghetti finti? No! Io devo trovarli! Cosa c'è qua dentro? Broccoli, banane... Un cetriolo, un altro cetriolo! Gli spaghetti non ci sono! Brrr, non riesco a trovare gli spaghetti, ma a me servono! Come ti sentiresti se non riuscissi a trovare una cosa che ti serve? Io mi sento... Brrr. Spaghetti, dove siete? Uscite fuori! Dimmi che problema c'è, Daniel. Mi servono gli spaghetti finti, ma non riesco proprio a trovarli. Io non ci riesco! Insomma, non trovi quello che ti serve. Sai cosa significa questo? Che sei demoralizzato. Demoralizzato? Sì, io sono molto demoralizzato perché non riesco a trovare gli spaghetti finti da nessuna parte. E dunque? Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Maestra Harriet, mi puoi aiutare a cercare gli spaghetti finti? Lo farò. Quando perdi qualcosa, può essere utile pensare all'ultimo posto in cui ricordi di averla vista. E così funzionerà. Quando è stata l'ultima volta che ricordi di aver visto gli spaghetti? Questa mattina stavo giocando assieme ai miei amici e facevo finta di avere degli spaghetti per cena. Molto bene. E ora concentrati e cerca di ricordare. Dove stavi giocando assieme ai tuoi amici? Mi ricordo che stavo giocando nell'angolo dei mattoncini. Andiamo a vedere. Li ho trovati! Ciao, Elaina, stai giocando tu con questi spaghetti finti? Ciao, no, Daniel, io ho già mangiato ed era gustoso nel mio papà pancino. A
Allora li prendo io. Hai visto? Erano proprio dove li avevo lasciati stamattina. Bene, è stato facile. Sì, adesso non sono più demoralizzato. Grazie, maestra Harry. Sono contenta. Sarà meglio tornare al ristorante. Devo cucinare. Mettiamo gli spaghetti. Sono contento di aver trovato gli spaghetti finti. Quando perdi qualcosa, spesso è utile pensare all'ultimo posto in cui l'hai vista. Scommetto che ora potrai ritrovare un sacco di cose perse. Ehi, ti va di giocare con me a fare finta? Bene, allora facciamo finta di ritrovare degli oggetti che hanno smarrito gli altri. Sembrerebbe proprio un lavoro per il detective Daniel. Quel che hai perso puoi ritrovare. Se chiedi aiuto ti può aiutare. Il detective Daniel ritrova quel che hai perso, lo sai. Il detective Daniel può scoprire, sai, ogni cosa e trovare ciò che hai perso. Il detective Daniel, il detective Daniel, il detective Daniel. Sono stato bravo a fare il detective. Ecco pronti gli spaghetti con le polpette. Ah, con formaggio sopra. E le polpette a parte. Io sono una cameriera, posso portarli io, miau miau. Mettili sul vassoio. Ecco qua. Grazie, miau miau. Attenzione, sta arrivando il cibo. Ed è gugu gustoso. Miau miau. Oh no. Ho fatto cadere tutto. Voglio riprovarci ancora. Miau! Oh! Miau! Gugu gustoso! Miau, miau, miau! Uffa, l'ho rovesciato un'altra volta! Miau, miau, miau! Cosa succede? Ti stai demoralizzando, Caterina? Sì, miau, miau! Continuo a far cadere il cibo e non riesco a portarlo al tavolo! Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai! Devo fare un passo indietro, miau miau. Ti servirà per calmarti e risolvere il problema. Miau miau, va bene. Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Daniel, principe Mercoledì, voi potete aiutarmi? Certo, ti aiutiamo volentieri. Ma come farete? Vediamo. Per cominciare ti aiutiamo a raccogliere il cibo. Faremo un piatto molto più bello. Ecco, è pronto, Caterina. Grazie, miau miau. Ma come faccio per non farlo cadere? Già, il piatto è molto pesante. È difficile da portare. Forse potrebbe essere molto più facile se non usassi il vassoio per portarlo. Dovrei portare solo il piatto senza usare il vassoio. Sembra proprio una buona idea. Adesso ci provo. Io ti terrò il vassoio. Molte grazie. In effetti ora mi sembra più facile, miau miau. Ehi, guardate, ce l'ho fatta, miau miau. Ecco gli spaghetti gugu gustosi per il tuo papà pancino. Arrivano. Niam. Spaghetti con formaggio sopra. Ecco fatto. Ops. E poi anche con le polpette messe da parte, miau miau. Grazie mille. E c'è anche la tazza di latte. Grazie. Ora posso mangiare? Gustosi nel mio papancino. Che buone queste polpette. Caterina, sei ancora demoralizzata? No, adesso non lo sono più. Se sei demoralizzato, fa un passo indietro e aiuto avrai. Se qualcosa cerchi e non riesci a trovare, io lo so che questa cosa ti fa demoralizzare. Demoralizzare! Un passo indietro! E aiuto avrai! Un passo indietro! E aiuto avrai! Un passo indietro! E aiuto avrai! Sì, quello che devi fare sai allora. Se sei demoralizzato, un passo indietro! E aiuto avrai! Quando provi a far qualcosa, ma ciò non fa per te, è demoralizzante, ma questo puoi far tu. Un passo indietro! E aiuto avrai! E aiuto avrai!
e aiuto avrai. Se sei demoralizzato. Oh, non sono così demoralizzata. Indietro. E aiuto avrai. Grazie, mamma. E aiuto avrai. Gnam 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 gnam. Uhu, gu 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 gustoso. Mio papà pancino. A tutti capita di demoralizzarsi, ma adesso io so che cosa fare. E ora lo sai anche tu. Fai un passo indietro e prova a chiedere aiuto. Naso naso. Ciao amico, sono al castello del principe Mercoledì. Ora stiamo giocando nel recinto di sabbia. E guarda, ho pensato di preparare una cosa per te. Una buonissima torta di sabbia. Non devi mangiarla sul serio, fai solo finta di assaggiarla in questo modo. È buona la tua torta? Gnam, gnam, gnam. Oh sì, è proprio buona. Facciamo altre torte di sabbia per il nostro negozio di torte. Altre torte di sabbia, va bene. Dai, allora prepariamone alcune speciali. Ehi, guarda com'è bella! Di chi è questa corona? Oh, è la corona del principe Martedì. L'ha lasciata qui perché ha gli allenamenti di baseball. Oh, è così luccicante! Torte di sabbia in vendita! Io vorrei comprarne una, per favore. Oh, che bella! Di che cosa è fatta? Oh, beh, questa è una torta ai rametti! Vedi, ci sono dei rametti, quindi è una torta ai rametti! Oh, io vorrei comprare tanto una torta ai rametti! Grandioso! Allora ecco, una torta ai rametti per te! Con rametti extra! È una super torta! Grazie, signore! E ora facciamo finta di mangiarla! È deliziosa! Bene, e ora prepariamo delle altre torte di sabbia. Sì, ci servono tante, tantissime torte di sabbia per tutti gli amici che vorranno comprarle. È bello fare torte di sabbia. Sì, è divertente. Mi piacciono tanto le torte di sabbia. E poi la sabbia bagnata sembra marmellata. Guarda, prima compatto la sabbia. E poi la schiaccio per bene, in questo modo. Ecco, ora la torta di sabbia è pronta. Mi piace creare dolci con la sabbia bagnata. Non sarebbe divertente se fossero vere? Ehi, mi è venuta un'idea grandiosa! Ti andrebbe di giocare con me a fare finta? Facciamo finta che le cose create nel recinto della sabbia siano tutte vere! Sabbia dai, con la sabbia un castello facciamo. E poi un amico drago per farci portar una nave e poi partiamo. Tutti i mari navighiamo. Con la sabbia puoi, con la sabbia puoi, con la sabbia puoi costruire ciò che vuoi. Non è stato grandioso? Daniel, mi è appena venuta un'idea assolutamente principesca. E quale? Voglio preparare una torta di sabbia davvero molto speciale. Il principe Mercoledì ha avuto una bella idea. Che cosa posso mettere in cima alla torta per renderla più regale? Vediamo, ti servirebbe qualcosa di luccicante. Oh, sì, ho trovato la corona del principe Martedì. Giusto. Con questa farò una torta regale. È luccicante. Ecco, sembra proprio deliziosa. È una torta da re. Comprate una torta regale. Comprate una torta regale. La corona del principe Martedì. C'è finita sopra della sabbia. Oh, il principe Martedì è tornato. Un regale saluto a tutti e due. Ho appena finito gli allenamenti. Oh no, è ora. Ciao fratellino, ciao Daniel. Ehi, dov'è la mia corona? Voi avete visto la mia corona? Oh no. Oh, cosa avete combinato? Va bene, restiamo calmi. Ora faccio un bel respiro e conto fino a 4. 1, 2, 3, 4. Allora,
Cos'è successo? Io volevo preparare una torta di sabbia regale e mi serviva qualcosa di speciale da metterci sopra. La tua corona era così tanto luccicante che abbiamo deciso di usarla per guarnire la torta. Avete usato la mia corona per la vostra torta? Ma lo sapete che avreste dovuto chiedere il permesso prima di prenderla? Noi lo sappiamo e ci dispiace tanto. Siamo realmente dispiaciuti. Oh, grazie per aver chiesto scusa. Vuoi giocare insieme a noi? No, sono ancora molto arrabbiato. Dici davvero? Ma abbiamo detto che ci dispiace. Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Ci dispiace, come possiamo aiutarti? Cosa dobbiamo fare? Beh, vediamo, voi potreste togliere la sabbia dalla mia corona. Già, posso farlo io. Io posso aiutarti. Ecco, usa questo. Grazie, Principe Mercoledì. Dobbiamo togliere tutta la sabbia che c'è. Dobbiamo pulirla per bene. Ritornerà ad essere una corona luccicante come prima. Ecco fatto. Pulita! È come nuova. Grazie mille per esservi scusati e per aver ripulito la mia corona. Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Bene, adesso mi sento molto meglio. E ora? A cosa vogliamo giocare? A fare torte di sabbia! Dobbiamo decorarne altre per il nostro negozio! Sì! Io sulle mie voglio metterci tante cose! Anch'io! Faremo tante altre torte di sabbia! Come possiamo decorarle? Non con la mia corona! Sì, lo sappiamo! Andiamo a cercare in giardino! Aspettaci qui, così ti faremo una bella sorpresa! Va bene! Allora vi aspetterò qua! È molto divertente giocare a fare le torte di sabbia! Guarda! Potremmo usare questi sassi! Saranno perfetti per la nostra torta! Uno, no. due e tre, quattro e cinque. E ancora un altro per la mia collezione di rocce. Ehi, potremmo usare anche quei fiori, guarda laggiù. Sì! Questi fiori sono così tanto belli che la nostra torta diventerà davvero speciale. Per decorarla farò una sequenza. Un sasso e un fiore. Un sasso e un fiore. Un sasso e un fiore. Vediamo, cosa posso metterci adesso? Un sasso! Ta-da! Ecco terminata la mia torta sassi e fiori! Ehi, guarda, ho finito anch'io! Bene, andiamo! Comprate la torta di sabbia! Oh, potrei avere una torta di sabbia, per favore? Se vuoi, puoi provare la mia torta sassi e fiori! Oh, è veramente bella! Sì, allora sceglierò quella! Va bene! Ma non devi mangiarla davvero, fai solo finta di assaggiarla. Guarda, anch'io ho un sacco di torte di sabbia per te. Ottimo, allora vediamo. Credo che prenderò questa, questa con i rametti e anche questa qua. Non ce la puoi fare, non puoi portarle tutte da solo, Principe Martedì, sono troppe. Sì, sono tantissime. Mi piacciono le torte di sabbia sabbiose, le torte di sabbia. Fai attenzione. Mi piacciono le torte di sabbia. Le nostre torte. Oh no! Abbiamo lavorato così tanto per prepararle! Mi dispiace, ho rovinato le vostre torte. È stato un incidente, ma... Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Non so come puoi aiutarci. Già, neanche io lo so, ma forse potresti aiutarci a rifare tutte le nostre torte. Vuoi rifarle con noi? Sì, molto volentieri. Fare le torte di sabbia insieme sarà di certo divertente. Altre torte di sabbia! Tante altre torte di sabbia! A me piace molto fare le torte con la sabbia. Eccone un po' a te. Guarda come preparo ecco la mia torta. Ecco qua un po' di fiori, dei sassi, dei rametti, altri sassi e tantissimi altri sassi. Ora dobbiamo creare una sequenza. Va bene, io sono pronto. Sasso. Sasso. Un fiore. Sasso. Sasso. Che cosa mettiamo adesso? Un fiore! La torta è pronta. Grazie per avermi aiutato. Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Abbiamo sporcato la corona del nostro principe martedì. Io ho detto mi dispiace, che posso fare? La sua corona ho pulito poi. Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Un giorno ho preso il coniglietto e i miei amici
ho fatto arrabbiar. Io ho detto mi dispiace, che posso fare? E il coniglietto ho ridato agli amici. Chiedi scusa è una cosa che tu devi fare. Avete finito la vostra torta di sabbia? Ecco la mia! E questa è la mia! Molto bene! E ora siete pronti per la parte migliore? Allora, mangiamole! Facciamo finta di mangiarle! Non le mangiamo per davvero! Miam 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 miam! Miam 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 miam! Miam miam miam! Fare le torte di sabbia è molto divertente! Ma tu hai mai chiesto scusa a qualcuno? E poi cosa hai fatto per rimediare? Aiutare può essere un rimedio. Naso, naso. Brum! Ciao, ciao, amico! Sono a scuola e sto giocando alle macchine. Vuoi giocare con me? Brum! Brum! Dai, vieni! Brum! Ciao, ciao, amico! Tu! Ciao amici, venite dentro a giocare! Va bene! Fai anche tu come me il rumore della macchina, in questo modo! Brum, brum! Seguimi! Tu, tu, mimi! Brum, mimi, brum! Brum! Io sono un'auto della polizia! Wiu, wiu! E questa è la mia sirena! Wiu! Fai il suono della sirena insieme a me, in questo modo! Wiu, wiu! E io invece sono un tram, din din. Venite tutti, miau miau. Andiamo a fare un bel giro con il tram, din din, din din. E tu che cosa sei, Elaina? Io sono un camion da carico. Avete qualcosa da caricare sul mio camion? Ecco, è per te, camion. Mettilo nel mio rimorchio da carico, grazie. Grazie, Daniel. Il camion da carico ha detto grazie. Che divertente. Attenzione, attenzione, state attenti, scarica, scarica. Din din, miau miau. Ma ora il mio tram non riesce a superare questi giocattoli. Ti aiuterà la polizia. Wiu, wiu, wiu. Scusate, giocattoli, qui non c'è niente da vedere. Ok, tram, adesso il passaggio è tutto libero. Grazie, auto della polizia, miau miau, din din. È stato un vero piacere. Per la polizia è bello essere utile. Oui, oui. Carica, carica. Din din, carica, carica, carica. Non credi che sarebbe molto divertente essere un vero poliziotto? Ti va di giocare con me a fare finta? Facciamo finta che io sia un poliziotto che aiuta gli animali ad attraversare la strada. Vai, poliziotto, guida per le strade, dai. Poliziotto, vai, poliziotto. Forza, aiuta gli animali ad attraversare. Poliziotto, vai, poliziotto. Dall'auto io scenderò. E gli animali farò attraversare. Proprio così. Vai, poliziotto. Vai, poliziotto, guida per le strade, dai. Poliziotto, vai, poliziotto. La polizia è molto importante. Din din din, scarica. Brum 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 brum. Scarica, din, scarica, wiu, scarica, wiu, scarica, wiu, scarica, wiu, scarica, scarica, wiu, scarica. Ops. Bip bip. Scusi, auto della polizia. Bip bip. Ehi, questo rumore è troppo forte. Bip 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 bip. Scusi, auto della polizia. Bip bip bip. Non mi piace il suono del tuo camion, fa un rumore troppo forte. Ma devo superarti, per questo il suono è così forte. Bip, 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 bip. Il camion di Elaina è troppo rumoroso. E poi è troppo vicino. E poi è troppo... Bip, 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 bip. Smettila, per favore. Oh, oh. Daniel non mi sembra felice, miau miau. E come posso aiutarlo? Forse potresti chiedergli scusa, miau miau. Va bene, mi dispiace tanto, Daniel. Ecco, adesso è tutto a posto. Dai, giochiamo. Grrr, non è ancora a posto. Non sembra stare meglio, miau miau. Ma io gli ho chiesto scusa. Forse dovrei dirglielo ancora. Scusami. Grrr.
scusa! Scusami! Smettile, Laina, chiedere scusa non servirà a niente! Oh, che succede? Vedo che c'è un problema da queste parti. Proprio così, miau miau. Potete dirmi cos'è successo? E Laina ha schivato il clacson troppo forte! Va bene, va bene, con calma. Parlate uno alla volta, così potrò ascoltarvi meglio. Allora, Daniel, vuoi iniziare tu? E Laina mi ha suonato, ma ha fatto un rumore che era troppo forte per me. Il suo clacson non mi è piaciuto. Sì, però io ti ho chiesto scusa. Non mi ha aiutato lo stesso. Hai fatto molto bene a chiedergli scusa, Elaina. Ma vedi, a volte è necessario fare qualcosa in più, oltre a chiedere scusa. Devo fare qualcosa in più? Sì? Tu lo sai cosa diciamo noi? Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. Gli hai detto che ti dispiaceva, ma il passo successivo è chiedergli come potresti aiutarlo per farlo stare un po' meglio. Oh! Come posso farti stare un po' meglio? Io non lo so! Ma io voglio aiutarti! Che cosa posso fare? Beh, forse potresti urlare un po' di meno! Pensi di riuscire ad urlare un po' di meno, Elaina? Sì! Posso urlare di meno! Posso urlare... Volevo dire che posso urlare meno! Bi, 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 bi... Hai visto? Adesso va un po' meglio? Sì, va molto meglio! Bi, bi... Mi spiace di aver urlato così forte. Non sapevo che ti stesse infastidendo. Da adesso urlerò meno. Bi. Così va bene, grazie, Laina. Ti va di giocare ancora alle macchine? Brum, brum! E questo è il modo in cui le auto dicono di sì. Brum, brum, brum! Din, 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 din! Miau, miau! Ora Daniel sta meglio! Molto bene! Brum! Tutu! Brum! Tutu! Brum, brum! Sono un'auto della polizia! Oh, è bellissima! Din, din, din! Io adesso sto correndo su una pista che è pazza! Brum, wii! Vengo anch'io, aspettami! Brum, brum, brum! Ehi, sembra che si divertano! Seguiamole anche noi lungo la pista pazza! Brum! Scusami! Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Ti raggiungo! Oh! Ops! Stai attento, Daniel! Scusami! Attenzione, spostatevi, bimbi! Brum, 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 brum! Brava, Caterina, ti sei spiegata davvero molto bene. Il mio tram si è rotto. Sei stata tu a rompere il mio costume da tram, Daniel. Oh no, mi dispiace, io non volevo farlo, non volevo rompere il tuo costume. Ora io sono arrabbiata, miau miau, arrabbiata, arrabbiata. Allora, Daniel, e adesso che cosa pensi di poter fare? Ecco, io ho fatto arrabbiare Caterina e le ho già chiesto scusa, ma... Chiedi scusa è una cosa che tu devi far. So cosa posso fare. Ascolta, Caterina, come posso aiutarti a farti stare meglio? Aspetta, potresti aiutarmi ad aggiustare il tram? Va bene, mi serve del nastro adesivo. Lo prendo io. Brum, brum. Nastro adesivo in arrivo. Grazie. Io te lo terrò fermo, miau miau. Ecco fatto. Mi hai aiutato a riparare il mio tram. Grazie mille, Daniel. È stato un piacere. Ora possiamo ancora giocare? Miau miau, certo. Ma solo se prometti di non venirmi addosso un'altra volta. D'accordo. Grazie, miau miau, mi farà stare meglio. Chiedi scusa è una cosa che tu devi fare. Ho chiesto scusa.
mamma, ma dopo sai, ho pulito tutto io. Oh. Chiedi scusa, è una cosa che tu devi far. Chiedi scusa, è una cosa che tu devi far. Con il mio amico mercoledì ci siamo scontrati e poi ho chiesto scusa, mi dispiace, sai. Ma dopo un abbraccio siamo amici di più. Chiedi scusa, è una cosa che tu devi far. Chiedi scusa, è una cosa che tu devi far. Attenzione concorrenti, pronti, partenza, via! Sì! Chiedere scusa. Quando lo fai puoi anche aiutare per rimediare. Chiedi scusa, è una cosa che tu devi far. È stato bello giocare alle macchine con te, naso naso. Ciao ciao amico, sto giocando con gli animali della mia fattoria. Guarda, questo è il mio cavallo. E questa invece è la mia mucca, vedi? Vieni con me! Ecco, questa è la mia pecora. Ciao, pecora! Allora, animali miei, cosa volete fare? Volete forse entrare dentro la fattoria? Mamma, stiamo andando alla fattoria! Vuoi giocare insieme a noi? È venuto anche il mio amico, hai visto? Ciao, amico. Mi piacerebbe tanto giocare insieme a voi. E anche con i tuoi animali, ma devo finire di fare le pulizie adesso. Magari più tardi, ok? I miei animali hanno detto che va bene. Oh, e non dimenticare, Elaina verrà qui a trovarti stamattina. Ma certo, me lo ricordo. Grazie, mamma. Naso. Pulisci. Animali, andiamo dentro la fattoria. Un momento, ma dov'è la fattoria? Credo proprio che dovremmo costruirne una. Mi aiuterai a crearla, d'accordo? Vediamo qui che cosa c'è. Mi aiuti a trovare tutte le cose che servono in una fattoria? Dove vivono gli animali? Dentro una stalla! Ok. Ci serve qualcosa che possa guidare il contadino della fattoria. Che mezzo gli facciamo usare? Un trattore! Brum, trattore della fattoria in arrivo! Ehi! Che ne dici di fare un bello steccato? Credo di avere in camera qualcosa che potrebbe fare al caso nostro. Aspettami qui, torno tra un attimo. Daniel, li devi usare ancora questi giocattoli? No, mamma! Beh, pare che Daniel non giochi più alla fattoria. I giocattoli nella loro scatola. Prima di andare via, devi riordinare. I giocattoli nella loro scatola. Ecco, ho trovato i pezzi per lo steccato. Cosa succede, Daniel? Scusa, Daniel, perché stai ruggendo contro di me? Perché? Daniel, lo vedo che sei molto arrabbiato, ma non ne capisco il perché. Prova a dirmelo con le tue parole, così posso aiutarti. Devi dirlo con le tue parole. Devi dirlo con le tue parole. Beh, provo a dirtelo con le mie parole. Insomma, il fatto è che tu, mamma, hai distrutto la mia fattoria. Davvero? Stavo costruendo la mia fattoria proprio qui. Poi sei arrivata tu e hai cancellato quello che avevo fatto. Scusa, non avevo capito che tu stessi ancora giocando. Credevo avessi finito. Mi dispiace tanto, Daniel. No. Sono contenta che tu mi abbia detto cosa avevi con parole tue. Dici davvero? Certo, perché quando tu usi le parole, capisco che cos'hai e posso aiutarti. Ma come? Per esempio,
posso aiutarti a costruire la fattoria di nuovo. Davvero mi aiuti? Ma certo, Tigrotto. Ok, Taigi dice che vuole aiutarci anche lui. Taigi! Oh, ci dovrà essere una casa per Taigi nella fattoria. Mi sembra un'ottima idea. Dimmi, Taigi, in che genere di casa ti piacerebbe vivere? Davvero vorresti abitare in una fattoria? Bene, se hai deciso di vivere in una fattoria, vorrà dire che verrò a vivere con te. A me piace tanto giocare con Taigi. Non sarebbe fantastico se vivessimo in una fattoria tutti insieme? Ehi! Ti va di giocare con me a fare finta? Giochiamo a fare finta che io e Taigi viviamo insieme in una grande fattoria! Taigi è per me un grande amico, sai. Con lui sono felice e noi due ci divertiamo. Ovunque vada io, lo sai, ti seguirò. Staremo sempre insieme. Io adoro star con te. Grandi amici noi due siamo. Staremo sempre insieme. Insieme io e te. Non è stato grandioso? Ti voglio bene, Taigi. Ta-da! Ed ecco la casa per Taigi. Wow! Ti piace la tua nuova casa, Taigi? Ha detto che gli piace. Taigi è contento della casa. Oh, deve essere arrivata Elaina, mamma. Oh, perfetto, la faccio entrare. Devi dirlo con le tue parole. Prego, Elaina. Ciao, ciao, amico. Ciao, Daniel. Ciao. Sono qui per giocare con te. Wiu, wiu. Sei una bambina pompiere, Elaina. Già, sono la prima bambina pompiere del mondo. Mettiamo via questi giocattoli e andiamo a giocare ai pompieri. Ottima idea, Daniel. Prima di andare via, devi riordinare. Ho preso tutto. Andiamo a giocare in camera mia. Wiu. Viva, posso essere un pompiere anch'io! Visto? Ecco a voi il pompiere Daniel! E Taigi invece è il mio aiutante pompiere! Wiu, wiu, wiu! Forza, venite con me, pompieri! Dobbiamo andare a spegnere degli incendi! Wiu, wiu, wiu! Niente paura, Taigi, resta vicino a me! Guarda! Guarda laggiù, proprio là! Cosa? A qualcuno serve aiuto? Esatto! A qualcuno serve aiuto! E quel qualcuno... sì! Oh? Taigi! Sì! È lui che ha bisogno di essere salvato da noi! Oh? 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 Coraggio, Daniel! Dobbiamo andare a salvare Taigi! Grrr, grrr. Daniel, perché stai ruggendo? Grrr, grrr, grrr. Daniel, che cosa succede? Oh oh, va tutto bene qui? Io non lo so. Allora, Daniel, che cos'hai? Grrr. Daniel, ricordati, c'è solo un modo per farti aiutare. Devi dirlo con le tue parole. Devi dirlo con le tue parole. Beh, ecco. Stavamo giocando ai pompieri. A un certo punto Elaina mi ha preso Taigi. E poi l'ha lanciato in aria e l'ha fatto cadere. Io... stavo solo giocando. Io non voglio che lanci in aria Taigi. Lui è molto speciale per me. Taigi è davvero speciale. Scusa se l'ho lanciato in aria. Io non volevo farti arrabbiare. Posso farmi perdonare? Beh, ecco. Potresti ridarmi Taigi adesso. Ma certo, amico mio. Scusami, piccolo. Ecco, tieni. Grazie. Daniel, sono contenta che tu ti sia spiegato con Elaina. Così è riuscita ad aiutarti. Anch'io! Non avevo capito cosa ti aveva fatto arrabbiare. Sei stato bravo a spiegarti. Devi dirlo con le tue parole. Dillo sempre con le tue parole. Più facile sarà se tu parlerai. Se usi le parole chiarirai. Parla sempre dai. Se una cosa è in alto, tu che fai? Chiedi aiuto
riuscirai. Parla sempre dai, parla sempre dai. Vuoi qualcuno per giocare? Allora dillo dai. Devi dirlo con le tue parole. Dillo sempre con le tue parole. Più facile sarà se tu parlerai. Se usi le parole chiarirai. Parla sempre dai. Parla sempre dai. Adesso sono pronta a giocare di nuovo ai pompieri. Oh, sono contenta, pompiere Daniel. È sempre il momento buono per aiutare chi si trova in pericolo. Chi avrà bisogno del nostro aiuto stavolta? La signora tigre. Davvero? Io? Sì, sì, sì. Vi prego, salvate me e la mia gallina. Siamo bloccati sull'albero. Non guardare giù, gallina. Eccoci, vi salviamo noi. Avete salvato me e la mia gallina. La gallina ci ha detto grazie. Mi piace tanto giocare con Elaina. E sono contento di essermi spiegato con lei dicendole di non lanciare tagli. Ha funzionato! Naso naso. Ciuf ciuf! Ciao ciao amico! Ciao ciao amico! Ciuf ciuf! Sono sempre io, Daniel Tiger, e sai cosa mi piace? A me piacciono i treni, piacciono anche a te! A me di un treno piace soprattutto la locomotiva, è dove il capotreno si siede e dice tutti a bordo! Vieni a giocare al treno insieme a me! Ciuf ciuf! Ciuf ciuf! Ciuf ciuf! Ciuf ciuf! Ciao ciao Caterina, sono tornato! Ho portato con me anche il mio amico, vedi? Ciao ciao amico! Forza, costruiamo il nostro treno! D'accordo, costruiamo il nostro treno! Abbiamo tutti i pezzi che servono, vedi? La locomotiva, i vagoni passeggeri e per finire la carrozza di coda! Ora dobbiamo solo metterli nell'ordine giusto! Quale sarà la parte del treno che va per prima? La locomotiva è quella che va per prima, così tira il resto del treno! Giusto! E gli permette di correre veloce, veloce, veloce! Quale parte del treno andrà messa dopo? Subito dopo vanno messi i vagoni! I vagoni trasportano tutti i passeggeri che vogliono viaggiare, miau miau! Oh, signor Orso, vuole accomodarsi nei vagoni del nostro treno? Benvenuto, signor Orso! E adesso mettiamo l'ultima parte del treno, la carrozza di coda! La carrozza di coda va in fondo al resto del treno, la coda! È una parola divertente, non trovi, miau miau? La coda! Ta-da! Il nostro treno è finito! Ottimo lavoro! È un gran bel treno! Ecco fatto! Bene, adesso potete farlo partire! Grazie mille, maestra Harriet! Io voglio fare il capotreno e guidare la locomotiva del treno! Certo che sarebbe divertente essere un vero capotreno! Ehi! Ti andrebbe di giocare con me a fare finta? Allora giochiamo a fare finta che siamo tutti su un treno vero e che io sia un vero capotreno! Tutti a bordo! Il treno parte! Ciaga ciaga! Sulle montagne! Ciaga ciaga! Ciaga ciaga! Ciu ciu! Stiamo entrando! Ciaga ciaga! In galleria! Ciaga ciaga! Ciaga ciaga! Ciu ciu! L'arcobaleno! Ciaga ciaga! Possiamo vedere! Ciaga ciaga! Ciaga ciaga! Ciu ciu! Il treno arriva! Ciaga ciaga! In stazione! Ciaga ciaga! Non è stato grandioso? E ora andiamo nella parte del treno che io preferisco, la locomotiva! E io sarò il capotreno! Attenzione, prego! Oggi sono io il capotreno! Tutti a bordo, miau miau! Ciuf, tutti a bordo! Vieni, Daniel, giochiamo con il treno! Ciuf, ciuf! Che c'è, Daniel? Che cos'hai? Perché continui a farmi grrrr? Ciao ciao Caterina! Ciao ciao Daniel! Ho sentito che qualcuno alzava la voce. Serve il mio aiuto? C'è qualcosa che non va tra me e Daniel, miau miau! Senti Daniel, ci vuoi dire che cosa non va?
Vedi, Daniel, noi possiamo aiutarti, ma tu devi parlare. Usa le parole. Cerca di farci capire qual è il problema. Volevo essere io a fare il capotreno, invece l'ha fatto Caterina, e allora mi sono arrabbiato. Grrr. Sei stato bravo a spiegarti con parole tue. Caterina? Vuoi essere tu a fare il capotreno, Daniel? Vuoi guidare la locomotiva, miau miau? Sì, il capotreno deve mettersi il cappello, poi dice tutti a bordo e si siede nella locomotiva. Questa è la mia parte preferita. Oh, non lo sapevo che questa fosse la tua parte preferita. Daniel, sei sicuro di aver detto a Caterina che volevi fare il capotreno? Devi dirlo con le tue parole. No, non l'ho fatto. Allora, credo che sia tu a dover fare il capotreno, miau miau. Prego. Dici davvero? Grazie. Figurati, non c'è problema, miau miau. Vorrà dire che io starò nella carrozza di coda. È la parola più divertente del treno. La coda. Tu usa le parole. Aiuterai i tuoi amici a capire cosa provi. Devi dirlo con le tue parole. Ha funzionato spiegare le cose. Funziona sempre. Buon viaggio in treno, allora. Tutti a bordo. Dove vogliamo andare? Forse potremmo andare verso la giungla, miau miau. Tutti a bordo. Il treno sta per lasciare la stazione in direzione della giungla. Ciuf ciuf. Ciuf ciuf. Vieni insieme a noi, fai così. Ciuf ciuf. Ciuf ciuf. Ciuf ciuf. Attenzione a tutti i passeggeri, il treno sta per fermarsi nella giungla. Stop. Andiamo a esplorare la giungla. Non dimentichiamo di usare i nostri binocoli. Vedo degli alligatori. Poi vedo delle scimmie. Vedo anche un gufo! È Gu il gufo! Ciao, Gu! Hai visto il nostro treno? È proprio uguale al treno del mio libro! Sì! Ho trovato una scimmia! Questo potrebbe essere un treno solo di scimmie! Scimmie, scimmie, scimmie! Solo le scimmie sono ammesse sul treno! Trurura. Tutti a bordo! Si accomodi, signora Panda! Scusi, signora Panda, i treni di scimmie sono solo per le scimmie! Tutti a bordo! Si accomodi, signor Leone! Signor Leone, i treni di scimmie sono solo per le scimmie! Tutti a bordo! Prego, signora Ananatrina! Signora Ananatrina, i treni di scimmie sono solo per le scimmie! Miau, miau! Tutti a bordo! Si accomodi, signor Elefante! Miau! Ehi, Caterina! Che c'è? Va tutto bene? Miau, miau! Oh, Caterina, che c'è? Vedo che sei molto arrabbiata. Qual è il problema? Miau! Miau! Devi dirlo con le tue parole. Così noi potremo aiutarti. Devi dirlo con le tue parole. Sono arrabbiata perché io voglio che questo sia un treno solo per scimmie e tu continui a far salire altri animali. Un treno per scimmie? Sì! Miau, miau! Un treno per scimmie. Su questo treno possono salire solo le scimmie. Questa è Ananatrina e lei non è una scimmia. Questo elefante bianco non assomiglia per niente a una scimmia. Ma Caterina, io non avevo capito che tu volessi fare un treno solo per scimmie. Cosa? Io non sapevo che tu volessi far salire solo le scimmie. In effetti, mi sembra di non aver detto niente a te. Non volevo farti arrabbiare, Caterina. Ok, miau miau. Sono contenta che siate riusciti a spiegarvi. Adesso potete risolvere insieme il problema. Devi dirlo con le tue parole. Allora, questo può essere un treno per sole scimmie, Daniel? Io credo che la tua sia un'idea scimmiosamente fantastica. Anche tu vuoi fare un treno pieno di scimmie adesso? Mi sento molto molto meglio, miau miau. Treno di scimmie! Treno di scimmie! Mi seguono solo le scimmie! Un treno di scimmie! Miau miau miau! Miau 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 miau! Devi dirlo con le tue parole! Oh, è giusto! Mi piace tanto giocare al treno insieme a te e insieme a tutte le scimmie! Devi dirlo con le tue parole! Sempre con le tue parole. Caterina ha giocato per prima
quello è il mio gioco preferito, Caterina, ha capito? E ora ci divertiamo! Devi dirlo con le tue parole. Devi dirlo sempre con le tue parole. Daniele ha messo gli animali sul treno delle scimmie e io ho miagolato e miagolato ancora. Poi ho detto, questo mi fa arrabbiare, ci fermiamo per piacere. Daniele ha capito e abbiamo giocato con le scimmie. Sono una scimmia! Allora, se sei una scimmia, sali pure, prego, accomodati, gnom! Tutti a bordo! Il treno di scimmie sta per uscire dalla stazione! Attenzione, il treno di scimmie sta per fermarsi! Stop! Oh, bentornate a casa, scimmie! Attenzione! Chi vi parla è il capotreno! Spero che il viaggio sia stato di vostro gradimento! Mi sono divertita a giocare con il treno! Ciuf ciuf! Mi sono spiegato usando le mie parole! Riesci a farlo anche tu quando ti arrabbi? Io ci ho provato e ha funzionato! Naso naso! Ok! Tocca a te! Ops! 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 Ciao ciao amico! Oggi sono al parco insieme ai miei amici! Ciao amico! Un regalo e saluto a te, amico! Io mi sono allenato con i salti! Ti va di vederli? Grandioso! Allora guardami! Ops! E uno! E due! E tre! Visto tre salti! Sono tantissimi, non è vero? Andiamo a farli vedere agli amici! Vieni! E indovinate? Cosa? Guardate, so fare ben tre... salti! Caspita, sei che bravo! Davvero bravissimo! Sì, hanno ragione! Complimenti, Daniel! Grazie mille, Principe Martedì! E sapete, penso di riuscirci ancora! Li volete vedere? Volentieri! Certo. Sì, anch'io! D'accordo! Con te i miei salti! Sei pronto? E uno! E due! E tre! E quattro! E cinque! Cinque saltelli! Caspita, sono più di quelli che ho fatto prima! Cinque fantastici e incredibili saltelli! Sei stato eccezionale! Fantastico, piccolo D! È come ci hanno insegnato agli allenamenti! Ti alleni, tu puoi migliorar! Ti alleni, tu puoi migliorar! È proprio vero! Più faccio i saltelli e più miglioro! Mi ricordo quando riuscivo a farne solo uno e adesso guardate! Hop, hop, hoppy, hop! Ti alleni, tu puoi migliorar. Ottimo lavoro, piccolo D. Anch'io sono migliorato nei lanci con la palla. Guardate un po'. Wow! Caspita, certo che l'hai lanciata molto in alto. Questa volta molto, molto, molto più in alto. Incredibilmente in alto. Wow, sei un giocatore di baseball davvero molto bravo, Principe Martedì. Grazie, piccolo D. Oh, grazie per la pallina. Mi piace, grazie, grazie. Grazie, fratello. Non sarebbe divertente essere un giocatore di baseball? Ehi, senti, ti va di giocare con me a far finta? Allora facciamo finta di essere un grande giocatore di baseball. Il baseball adoro, sono un giocatore. Colpisco la palla e poi corro via. Sono un gran giocatore, mi piace gioir. Berretto e mazza, la palla colpì. Io corro su tutte le basi, saluto il pubblico così. Posso prendere e dopo lanciar, perché adoro il baseball, sai. Non è stato grandioso? Ehi, ragazzi! Guardate un po' che numero! Spettacolare! Ma il numero! Ah, grazie mille! Mi ci è voluto molto allenamento per imparare questo numero. Ho provato e riprovato, ma alla fine sono migliorato. Anch'io voglio giocare con la pallina! Allora, giochiamoci insieme! Sì, dai! Ehi, mi è appena venuta un'idea fantasmagorica! Sentite, perché non giochiamo a palla animale? Ci sto! È bello! Mi piace! Aspetta, cos'è palla animale? È un gioco!
che ho appena inventato io. Per prima cosa ci mettiamo in cerchio. Perfetto. Adesso si lancia la palla a un altro giocatore. Però prima di tirarla bisogna dire il nome di un animale. E poi tutti devono fare il verso di quell'animale. Mi piace questo gioco, è grandioso! Ehi, fai anche tu i versi degli animali con noi. Cominciamo! Allora, un cane fa... L'ho presa, l'ho presa! Ora tocca a me! Una mucca fa... Ci picchia! Hai visto? L'ho mancata! Ci hai comunque provato! Sì, ma ecco io volevo riuscire a prendere la palla al volo! Ma se ti alleni ce la farai! Ti alleni, tu puoi migliorar! Ti alleni, tu puoi migliorar! La prossima volta prova a guardare dritto verso la palla mentre ti arriva! D'accordo! Riproviamo! Pronti? Allora, il papero fa... Qua, 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 qua! L'ho presa! E adesso il cane fa... Ci picchia, l'ho mancata ancora! Non importa, Daniel! Come ti sentiresti se non riuscissi a prendere la palla? Io sono un po' triste. Ehi, va tutto bene! Perché sei un po' triste? Perché non riesco a prendere la palla! Non sono molto brava in questo gioco! Sai, Daniel, quando ho cominciato a giocare a baseball, nemmeno io ero bravo! Davvero? Certo! Ma poi ho continuato ad allenarmi e lo sono diventato! Puoi farlo anche tu! Ti alleni, tu puoi migliorar! Ti alleni, tu puoi migliorar! Io ci provo, però non funziona! Mi è venuta un'idea! Sai cosa può aiutarti? Cosa? Il grande abbraccio. Il grande abbraccio? Sì. Prima guardi la palla e poi fai così. Le dai un grande abbraccio. Provaci tu. Grande abbraccio! Direi che adesso sei pronto. Sì, sono prontissimo. Riproviamoci. E vai, forza, lancia la palla, fratellone. Siete pronti? Perfetto. Allora il papero fa... Qua, qua, qua. Ok, la sto guardando. Sì, la guardo. Stavolta ce l'hai quasi fatta, Daniel. Ci sei andato vicino. Hai guardato la palla, ma ora devi ricordarti di darle un grande abbraccio. Ti alleni, tu puoi migliorar. Ti alleni, tu puoi migliorar. Sì, hanno ragione. Posso farcela. Devo soltanto continuare a provare. Bene, pronti? Partenza, tiro, vai! Ora lancio una mucca fa... Sei pronto, Daniel? Penso di sì! Oh, devo guardare e abbracciare! Devo guardare e abbracciare! Posso farcela, vero? Vai, Elaina! Sono pronto! Allora, adesso arriva... Il cane fa... Sto guardando, sto guardando, sto guardando... E grande abbraccio! Ce l'ho fatta! Ho preso la palla! Ho preso la palla! Ho preso la palla! Ops! Ho preso la palla! Ho preso la palla! Ho preso la palla! Grande! Bravissimo! Urrà per Daniel! Sì, ottimo lavoro! Grazie! Beh, ci ho provato e ancora provato e così sono riuscito a prendere la palla! Non potete immaginare la mia felicità! Sapete cosa faccio quando sono felice? Io saltello, saltello, saltello e saltello! Wow, sei bravissimo! Riesci a fare un sacco di saltelli, Dani! Sì, lo so! Perché non salti con me? È troppo divertente! Daniel, non riesco a farlo! Ci provo ancora, ma... Non riesco proprio a fare i saltelli! Caspita, è troppo difficile per me! Hai ragione, saltare è piuttosto difficile! È come prendere una palla! Perciò tu... Ti alleni, tu puoi migliorar! Devi solo allenarti come ho fatto io! Sì, è vero! Direi che posso riprovare! Mi fai vedere come si fa? Ma certo! Devi stare in equilibrio su un piede! Vedi, in questo modo! E poi fai un salto! Dai, prova! Sì, allora devo stare in equilibrio su un piede e poi... Devo saltare! E poi ce l'ho fatta! Ho saltato! Facciamolo un'altra volta! Sei pronta? Salta, saltella! Salta, saltella! Sì, ci sei quasi! Ti alleni, tu puoi migliorar! Dai, proviamo di nuovo! Dammi la mano! Salta, saltella! Ce la stai facendo! Brava, Elaina! Sto per saltare, vada! Calma, tutto ok? Adesso ci riprovo! Salta, saltella! E uno, e due, salta, saltella! E Wow, chi l'avrebbe mai detto? Siete diventati due veri saltatori! Salta, saltella! Salta, saltelliamo insieme!
se non riesci subito. Devi solo allenarti. Ti alleni, tu puoi migliorare. Ti alleni, fin quando migliorerai. Dai, prova, ci riuscirai. E cosa puoi fare? Riprova ancora. Che se ti alleni tu ce la farai. Forza, allenati ancora, dai. Forza, allenati ancora, dai. Ti alleni, tu puoi migliorare, migliorare. Quando giochi con gli amici e per te non va, dai, riprova che poi funzionerà. Che se ti alleni tu puoi far quello che ti piace, tanto sai. Forza, allenati ancora, dai. Forza, allenati ancora, dai. Ti alleni, tu puoi migliorar, migliorar. Ti alleni, tu puoi migliorar, migliorar. E vai! Ehi, mi è appena venuta un'idea fantasmagorica. Mi piacciono i saltelli e mi piacciono gli animali. E allora? Propongo di cambiare e di giocare a palla animale saltellata. Allora il cane fa... E hop! Salta, salta, saltella! Il gallo fa... Chicchirichì! Chicchirichì! Grande abbraccio! Ce l'ho fatta, l'ho presa! Ho continuato a provare e i miei saltelli e la mia presa sono migliorati. Con cosa ti alleni per migliorare? Sai, se continui a fare pratica, potrai migliorare anche tu. Naso! Naso! Ciao, ciao, amico! Mi sto preparando per andare a scuola. Anche tu vai a scuola, vero? Ecco, guarda, questa è la mia scuola. L'ho disegnata io, sai? Oh, Daniel, preparati. Dobbiamo andare a scuola. Arrivo! Sono pronto per andare a scuola. Io, invece... sono pronto per andare al lavoro, oppure io potrei andare a scuola e tu al lavoro. Che cosa preferisci? Oh no, io sono piccolo, vado a scuola, ma tu sei grande e vai al lavoro. È giusto, hai ragione, Daniel. Oggi fa piuttosto freddo fuori. È meglio mettere il cappotto, d'accordo? D'accordo. Posso allacciare i bottoni da solo? Sì, certo. Oh. Oh. Papà, io non riesco ad allacciarlo. Vieni qui, ti faccio vedere un trucchetto. Cucusettete, vedi le mie dita? Adesso il bottone salta nel buco. Ecco fatto. Posso provare? Beh, direi proprio di sì. Ma ricordati, cucusettete e salta nel buco. Sì, ho capito. Ora ci provo. Cucusettete, salta... No, aspetta. Cucusettete, salta... Oh, insomma... Grrr, papà! Uffa, non sta funzionando. So che è irritante quando le cose non riescono. Ti alleni e puoi migliorar. Ma se continui a provare ad allacciare il bottone, migliorerai. E alla fine ce la farai. Ti alleni e puoi migliorare. Hai ragione. Adesso ci riprovo. Allora, cucusettete e salta nel buco. Oh. Ti alleni e puoi migliorare. Proviamo ancora. Cucusettete e salta nel buco. Ehi, sì! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Bravissimo, Daniel. Hai visto? Provando e riprovando, alla fine ci sei riuscito. Mamma, noi andiamo! Buona giornata! Naso, naso. Naso, naso. Ciao, ciao! Ciao, Tram! Stiamo andando a scuola e mi sono lasciato i bottoni da solo. Stiamo andando alla scuola a imparare tante cose. Vuoi venire insieme a me? Insieme a me! Vuoi venire insieme a me? Eccoci arrivati a scuola! Forza, entriamo! Ciao, grazie, Tram! Ciao, ciao, Tram! Buongiorno, Daniel, come va? Bene, maestra Harriet. Buongiorno anche a lei, signor Daniel. Buongiorno! Guardi, è venuto a scuola con me anche il mio amico! Ciao, ciao, amico! Ciao, Daniel! Naso, naso! Buona giornata! Largo, sto arrivando! Ciao, Daniel! Che cosa sta facendo, Gu? Dai, andiamo a vedere! Accipicchia, Gu! Qui ci sono un sacco di mattoncini! Come mai? Ora te lo spiego! Mi servono tutti quanti i mattoncini della classe perché sto per costruire la torre più alta del mondo! Hurra per la torre più alta del mondo! E ora la costruisco! Bello! Un mattoncino lo metto qui e un altro lo metterò sopra quello lì. Questo va qui, un altro anche qui. E uno va messo qui sopra questo. Guarda, ti
La mia torre! Oh no! Questa non ci voleva! Mi dispiace, Gu, come va? Tutto bene? Beh, insomma, la mia torre è crollata. Però puoi costruirla di nuovo, giusto? E ti aiuterò io con i mattoncini, d'accordo? Sì, va bene. Allora, ricominciamo subito a costruire la torre di mattoncini più alta del mondo. Ci picchia, Gu, la tua torre è già molto alta. È così alta che arriva già alla mia pancia. È vero, e adesso è così alta che arriva già al mio becco. Un altro mattoncino qui, ecco fatto. E un altro va messo proprio qui. E quello rosso lo mettiamo in cima. Oh no, hai visto, Daniel è caduta di nuovo, perché? Che cos'è che non funziona? Che cosa succede? Qual è il problema? Il problema è che la mia torre continua a cadere. Ascoltami, so che ora ti sembra impossibile far rimanere diritti i mattoncini e ti senti triste, ma dammi retta, perché non provi a ricostruirla? Ti alleni e puoi migliorar. Ti alleni e puoi migliorar. Io però ci ho già provato e non ha funzionato per niente. A volte bisogna provare e riprovare prima di vedere dei miglioramenti. Come possiamo scoprire di più sulle costruzioni coi mattoncini? Io ho un libro che spiega tutto. Eccolo qui. Il mio libro dice che i mattoncini grandi si mettono alla base della torre per renderla più solida. Che cosa ne dici di questi? Sì, secondo me sono abbastanza grandi. Ok, allora ci provo subito. Costruiremo la torre più alta del mondo! Chissà come sarebbe riuscire a costruire una vera torre gigante. Ehi, senti, mi è appena venuta una bella idea. Vorresti giocare con me a fare finta? Allora facciamo finta di essere tutti quanti dei veri muratori che costruiscono dei veri edifici. Sono una ruspa molto forte, lo sai. Rimuovo la terra e sassi così. E noi costruiamo, sì! Io la gru trasporto molto perché arrivo quasi in cielo, sai! E noi costruiamo, sì! Costruiamo, sì! E vai! Non è stato grandioso? Bravo, Gu! Ottimo lavoro! Grazie, ne sono molto orgoglioso! Anci più, ma non riesco proprio a fare la mia torre! Basta, ho deciso, ci rinuncio! Non dire così! Gu è molto arrabbiato! Ti è già successo di voler rinunciare? Gu dovrebbe continuare a provarci, vero? Non rinunciare, piccolino! È vero, ci potrebbero volere molti tentativi, ma ricordati! Ti alleni, tu puoi migliorare! Ti alleni, tu puoi migliorare! Ho capito, ma che succede se non miglioro? Io credo che tu ce la possa fare. Senti, guardiamo ancora la foto della torre nel tuo libro. Dimmi, cosa noti di questi mattoncini? Guardali bene. Vedo che non stanno cadendo. Sì, anche questo è vero. Ma guarda meglio, come sono impilati. Sono sdraiati di lato. Allora, dovrei provare a costruire la torre con i mattoncini posizionati di lato. Dai, provaci! Ok, non rinuncio, continuo a provare. Ti alleni, tu puoi migliorar. Ti alleni, tu puoi migliorar. Questo lo mettiamo qui. Tieni. Quest'altro va messo qui. Stai andando bene, Gu. Miau, che bella! Mi piace molto la tua torre, Gu. Grazie, mi mancano 4 mattoncini. È quasi pronta la torre più alta del mondo. Oh, la torre sta dondolando. Non oso guardare, ditemi voi. Puoi guardare, Gu, ce l'hai fatta. Evviva, ce l'ho fatta. Ti alleni, tu puoi migliorare. Sì, sono migliorato, ce l'ho fatta. Guardate, la torre è rimasta in piedi. Meno male. Allora, hai visto? Hai continuato a provarci e alla fine ce l'hai fatta. Adesso non ti senti orgoglioso di te? Come? Sentite, voglio farvi una foto. Dai, mettetevi accanto alla torre di Gu. Ta-da! Ok, adesso andate a mettervi i cappottini. È arrivato il momento di andare fuori a giocare. Sì, andiamo fuori a giocare! Che bello, che bello! Da-da-du-da-du.
Oh no, miau miau, non so allacciarmi il cappotto, è davvero difficile. Aspetta, guarda questo trucchetto. Cucusettete e il bottone salta nel buco. Oh, proviamo, allora. Cucusettete e il bottone salta nel buco. Daniel, niente da fare, non ci riesco. Ti alleni, tu puoi migliorare. D'accordo, ora ci provo. Se una cosa non riesci a fare, ti alleni e cerchi di migliorare. Infine poi ci riuscirai e più facile per te sarà. Forza, allenati ancora, dai. Forza, allenati ancora, dai. Ti alleni, tu puoi migliorare, migliorare. Se una cosa nuova vorresti fare, ma non funziona come vuoi tu, insisti, dai, non devi mollare. Alla fine poi ci riuscirai. Forza, allenati ancora, dai. Forza, allenati ancora, dai. Ti alleni, tu puoi migliorare, migliorare. Ti alleni, tu puoi migliorare, migliorare. Cucusettete, il bottone salta nel buco. Guarda, ce l'ho fatta! Mi sono abbottonata il cappotto da sola. Ho provato per 10 volte e alla fine ci sono riuscita. Brava! Grazie, sei veramente un ottimo amico, Tigrotto Daniel. Hai mai provato ad abbottonarti il cappotto da solo? O magari a costruire una torre altissima? Come ti sei sentito mentre ci provavi? È difficile, ma se continui a provarci, migliorerai sempre di più. Naso, naso. Ciao, ciao, amico! Sai che cosa faremo oggi? Andremo al negozio di strumenti musicali di Stan per giocare con i suoi nuovi strumenti. Ci sarà anche il tamburo! Ti piace suonare il tamburo? Anche a me! Boom, boom, boom! Pronto per andare a suonare con tutti i tuoi amici? Sì, certo! Bu-bu, bu-bu, bu-bu. Oh! Caspita, bravo! Che ritmo, Daniel! Allora, siamo pronti? Mm-hmm. Ciao, ciao, Tram! Per favore, ci porteresti al negozio di strumenti musicali di Stan? Senti, Daniel, hai notato che il tram ha un bel ritmo? Ascolta! Stiamo andando al negozio di strumenti musicali. Vuoi venire insieme a me? Insieme a me! Vuoi venire insieme a me? Eccoci arrivati! Grazie, Tram! Papà, sono così emozionato! Ah, ti capisco! Wow! Acci picchia, ci sono così tanti strumenti musicali qui dentro, guarda! Boom, boom, boom! Appena venuta un'idea! Facciamo finta che tutti gli strumenti si mettano a suonare solo per noi! Ecco a te il nostro show! I tamburi fanno boom boom boom! Sono la tromba, senti un po' il mio assolo! Io la chitarra e suono così! Ecco il piano, di-di-di-di-dam! Facciamo musica, dai forza, suona insieme a noi! Sì! Ops! Non è stato grandioso? Ehi là, che bello vedervi! Ehi là! Batti 5! Siete i benvenuti al negozio di musica del mio papà! Grazie, sei davvero gentile! Bene, sono molto felice che tu sia venuta alla nostra giornata degli strumenti. È venuto anche lui! Ehi, ciao, piccolino! Che bello! Ciao, bambini, ci siete anche voi? Ci sono anche i miei amici! Ciao, amici, tutto bene? Ciao! Ciao. Buongiorno a tutti! Benvenuti al negozio del mio papà! Ora vado, tornerò a prenderti più tardi, d'accordo, Tigrottino? D'accordo, naso naso, papà! Naso naso, piccolo mio! Allora, bambini, pronti? Facciamo così. Per prima cosa, ecco gli strumenti. Dai, scegliete quello per voi. Che
bello! Ci sto! Davvero fantastico! Io voglio suonare il triangolo, miau miau! Ha un suono così bello! Sì, hai ragione, è bellissimo! Adesso tutti in fila, vai e prendiamo gli strumenti, uno alla volta! Miau miau! Io sono prontissima a prendere il mio strumento! Però c'ero prima io! Caterina, l'ultima volta sei stata tu la prima! Ora è il turno del principe Mercoledì, è lui il primo della fila! Ma voglio essere la prima anche oggi! Miau miau! Insomma, questa cosa mi fa così arrabbiare! Miau miau miau! Oh, mi dispiace, piccolina. Lo vedo. Sei veramente arrabbiata perché vuoi essere la prima. Ma devi rispettare la fila, capisci? Ma io sono davvero arrabbiata! Miau miau miau! Lo so che sei arrabbiata, ma vedi, è molto importante riuscire a calmarsi per risolvere i problemi. Io sono troppo arrabbiata per calmarmi! Senti, proviamo così. Quando sei arrabbiata e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, due, tre, quattro. Quando sei arrabbiata e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, due, tre, quattro. Dimmi, come ti senti ora? Molto meglio, miau miau miau. In effetti mi sembri un po' più calma. E sei addirittura riuscita a rilassarti nel tuo modo speciale. Hai spazzato via tutta la rabbia ballando. È vero, miau miau, l'ho spazzata via ballando e adesso mi sento meglio. Miau miau, che bello. Allora vuol dire che... che posso essere la prima? Sono calma. Purtroppo no, mi dispiace. È il principe Mercoledì il primo. Ma ora che sei più calma, perché non ne parli con lui? Va bene. Principe Mercoledì, scusami se ho urlato. Adesso però credo di poter aspettare il mio turno. Grazie, Caterina. Speriamo di riuscire ad avere il triangolo, miau. E adesso, Principe Mercoledì, quale strumento tu vuoi suonare? Allora, io voglio suonare... sì, ecco la tromba! Badabadudu, badabadudu. Il principe Mercoledì suona la tromba! La tromba. Come la sta suonando? Piano o forte? La sta suonando piano oppure forte? Forte! Forte! Oh, miau! Spero tanto che non scelga il triangolo! È il tuo turno, Daniel! Skiddle-di-di-diano! Daniel ha scelto il piano! E ora pronti? Sentiamo un po' come lo suonerà, forte o piano? Piano! Sentite, miau miau, io vorrei tanto suonare il triangolo adesso! Tocca a me, tocca a me! Tiddly-dum! Ehi, Gu ha deciso di scegliere il tamburo! E ora sentiamo come lo suonerà, forte o piano? E adesso invece sentite! Beh, questo era decisamente forte. E adesso, papà, è arrivato il mio turno. Quindi vediamo un po'. Io ora scelgo di suonare il triangolo! Il triangolo? No, Elaina, il triangolo! Non puoi! Perché lo hai fatto? Lo voglio io, non è giusto! Accipicchia e miau! Ma, Caterina, toccava a me e io ho scelto lo strumento che preferivo! Miau! Sembra che ci sia un problema. Parliamo con Caterina. Cos'hai, Caterina? Sei un po' arrabbiata? Sono molto arrabbiata! Non è giusto, volevo suonare io il triangolo, ma adesso l'ha preso Elaina perché... miau, 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 miau! Oh, Caterina, capisco che tu sia arrabbiata, ma ricordati che... quando sei arrabbiata e ti vuoi calmar... accipicchia, miau, miau! Fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, e due, e tre, e quattro... E va bene, ora sono calma e credo di essere pronta a parlare con Elaina.
Potrei avere il triangolo, per favore? Miau, miau, miau! Mi dispiace, ma anch'io volevo tanto suonarlo. Anche tu? Già, e ci tenevo davvero tantissimo. Oh, miau. Io non lo sapevo. Però direi che puoi averlo tu quando avrò finito. Quando avrai finito? Miau, miau, d'accordo, grazie! Caspita! Buona idea suonare il triangolo a turno. Questa sì che è musica per le mie orecchie. Non ci avevo pensato. Ottimo lavoro! 5! 5! Ta-da! Forte! Ecco, tieni, Caterina. Io ho finito con il triangolo. Tocca a te. Mio, fantastico! Grazie mille, Elaina! Non c'è di che, amica mia. Sai cosa voglio fare? Adesso io voglio ballare! Noi allora suoneremo un po'... di musica, vi va? Sì! Sì! Puoi suonare con noi battendo le mani, guarda così! Quando sei arrabbiata e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Volevo il triangolo ma qualcuno l'ha preso prima di me, mi ha fatto arrabbiare. Quando sei arrabbiata e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, due, tre, quattro. Possiamo insieme il triangolo suonar. Abbiamo costruito una casa ma poi purtroppo è crollata e ci ha fatto arrabbiar. Rabbia, rabbia, rabbia. Quando sei arrabbiato e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, due, tre, quattro. Ora posso costruire una casa ancora più bella. Quando sei arrabbiato e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Miau! Evviva! Suonare gli strumenti è stato divertente, vero? Dimmi, qual è il tuo strumento preferito? A me piacciono tutti. Naso, naso! Ciao amico, entra pure! Sono felice, non vedo l'ora di andare a giocare alla giungla in spiaggia! E poi oggi con noi c'è anche il Principe Mercoledì! Salve, salve, salve! Sono il Principe Mercoledì! Ho qui con me il mio secchiello reale e anche la mia paletta reale! E sono prontissimo per la spiaggia! La spiaggia, la spiaggia! Nuota, nuota, nuota! Senti, vuoi far finta di nuotare insieme a me? Allora facciamolo! Nuota, 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 nuota! È divertente! Non vedo l'ora di andare in spiaggia! Nuota, nuota, nuota! Nuota, nuota, nuota! Nuota, 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 nuota! Senti, mi è appena venuta un'idea! Giochiamo a far finta che stiamo nuotando insieme ai pesciolini nel profondo mare blu! Nuota, nuota, nel profondo mare blu! Pesciolini e io nuotiamo nel profondo mare. Ciao pesci! Ciao Daniel! Seguici! Ok! Nuota, nuota nel profondo mare blu, e tante cose tu vedrai quando nuoti in questo mare blu. Non è stato grandioso? Daniel, 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 ascoltami, quando arriveremo in spiaggia io costruirò un castello di sabbia. Sì, anch'io, e sarà enorme, non vedo l'ora di uscire a giocare. Oh no, non è possibile, piove. Pronti per uscire? Caspita, wow, c'è brutto tempo. Non possiamo uscire se piove così. E perché no? Con tutta quest'acqua vi inzupperete e prenderete freddo. In più la sabbia è tutta molliccia. Quindi non possiamo uscire per giocare in spiaggia? Questo mi fa veramente arrabbiare. Già, sono molto arrabbiato anch'io. Una rabbia reale. Anch'io, sapete. È normale essere arrabbiati. E adesso che cosa possiamo fare? Oh, sono così arrabbiato! Sai, Daniel, prima di tutto è importante calmarci, così possiamo capire meglio cosa fare. Quando sei arrabbiato e ti vuoi calmar, fai un bel respiro, fino a quattro puoi contar. Uno, due,
3, 4. E ora tocca a te. Ti va di farlo insieme a me? Dai, cantiamo. Quando sei arrabbiato e ti vuoi calmar, fai un bel respiro. Fino a 4 puoi contar. 1, 2, 3, 4. Come vi sentite? Avevi ragione, mi sento più tranquillo, ma sono ancora arrabbiato. Ma ora che sei un po' più calmo, ti sarà più facile pensare al da farsi. Prova. Che cosa potremmo fare? È vero, ora che siamo calmi, pensiamo cosa possiamo fare. Avviciniamo le nostre teste per pensare meglio. E allora, Daniel, cosa credi che dovremmo fare? Vediamo, noi vogliamo giocare fuori in spiaggia, ma non possiamo uscire. Allora, perché non creiamo una spiaggia proprio qui dentro? Una spiaggia al coperto, sì, è un'ottima idea. Ci aiuti a fare la nostra spiaggia al coperto? Hai detto di sì! Grandioso! Vediamo un po' che cosa ci serve. Ecco qui, abbiamo i secchielli e anche due palette colorate. Sono perfette! A questo punto dobbiamo trovare subito un sole. Dai, andiamo nella mia cameretta. Giusto, buona idea. Vedi qualcosa qui dentro che può assomigliare a un sole? Dimmi quando riesci a trovarlo. Qua giù! Grazie, questo è il sole che ho fatto a scuola. L'ho creato usando un piattino di carta. Tanta vernice gialla, gialla, gialla. Abbiamo il nostro sole. Di cos'altro abbiamo bisogno per la nostra bella spiaggia al coperto? Pensa, pensa e ripensa. Forse ci servirebbero delle conchiglie. Sì, hai ragione. Se vedi delle conchiglie, me lo dici. Ecco le conchiglie. Sarà una vera spiaggia! Splendido! Pensi che ci possa servire dell'altro per la spiaggia? Sì, la sabbia! Andiamo! Ho un'idea, useremo un po' della sabbia che c'è fuori. Qui sotto il portico ne troveremo di asciutta. Facciamo una spiaggia qui! Sì! Facciamo una spiaggia qui! Sì! E ora completiamo la nostra spiaggia al coperto. Il sole lo mettiamo qui, d'accordo? Invece le conchiglie andranno qui e poi qui e anche qui. Guarda, ci sono anche due sedie a sdraio da mettere davanti al nostro mare. Mentre i nostri secchielli con le palette vanno proprio messi qui. Facciamo una spiaggia qui. Sì! E la cosa più importante, aggiungiamo un po' di sabbia alla nostra spiaggia. Facciamo una spiaggia qui. Oh, ci picchia! Si può sapere che cosa state facendo con tutta quella sabbia qui dentro casa? Oh, mamma, hai le guance tutte rosse e la tua faccia è un po' cambiata. Sei arrabbiata? Sì, sono molto arrabbiata. Dovresti sapere che non si versa la sabbia in casa. Comunque, meglio che mi calmi. Quando sei arrabbiato e ti puoi calmar, fai un bel respiro. Fino a 4 puoi contar. 1, 2, 3, 4. Oh, perfetto, ora mi sono calmata. Molto brava, mamma. Grazie, Daniel. E ora, per favore dimmi, perché hai portato la sabbia in casa? Ecco, perché volevamo fare una spiaggia al coperto. Certo, sì, lo sapevo. Ma cercate di capire, non potete usare della sabbia vera per una spiaggia finta. Siamo in casa. La sabbia vera combina disastri e rovina tutto il pavimento. Allora come possiamo fare una spiaggia al coperto senza la sabbia? Questa cosa mi fa arrabbiare tantissimo! Ehi, Daniel, ricorda la canzone. Quando sei arrabbiato e ti vuoi calmar, fai un bel respiro. Fino a 4 puoi contar. Conta anche tu con noi. E 1, e 2, e 3, e 4. Perfetto, ora mi sono calmato. Bravi, Daniel e Principe Mercoledì. Grazie. Ma allora come si fa a fare una spiaggia al coperto? La vogliamo con la sabbia, eh? Certo, una sabbia al coperto è un'ottima idea. Ma cos'altro si potrebbe usare al posto della sabbia? Su, Daniel, pensiamoci, dai! Mi è appena venuta un'idea. A scuola abbiamo fatto un sole con un piatto di carta e della vernice gialla. È vero! Allora, perché non utilizziamo qualcos'altro per fare la sabbia? Ottima idea! E ora riportate fuori quella sabbia, per favore. Sì, mamma!
E spazzate anche il resto della sabbia, per favore. Sì, certo. Mi aiuterei a spazzare via la sabbia? Spazza, 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 spazza! Spazza, 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 spazza! Secondo te cosa potremmo usare come sabbia? Tu vedi qualcosa che sia del suo stesso colore? Guarda, Daniel! Potremmo usare queste lenzuola come sabbia e acqua! È vero! E poi i colori sono proprio quelli giusti! Lenzuola come sabbia e acqua! Bravo! Ottima idea! È perfetto! E potremmo mettere le conchiglie proprio sopra il lenzuolo! Cioè, volevo dire, la sabbia! Ehi, aspetta! Non è ancora finita! Anche le palette e i secchielli vanno sopra la sabbia, giusto? È fantastico! Ed ecco la spiaggia al coperto con sabbia e mare di lenzuola! Una trovata davvero regale! Giochiamo sulla nostra nuova spiaggia! Nuota, 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 nuota! E scava! E poi ancora scava! Nuota, nuota, nuota! Quando per te sembra non funzionare ogni cosa che fai, no, non va! Quando il mondo sembra non andare e quel che fai lo sbaglierai, sempre di più tu nervoso sarai, il tamburo picchiar vorrai. Puoi chiamar gli amici e giocar, correre in cerchio e poi puoi fermarti se vuoi, smetti quando vorrai. Io mi fermo quando vorrò. Avevi ragione, mi sento più tranquillo. È un gran sentimento dentro di me. Se c'è qualcosa di speciale in noi, ci serve per farci calmar. Puoi riprendere il controllo, sai. Questa canzone canterai. Mi piace moltissimo questa spiaggia al coperto, sapete? Bella idea quella di usare delle lenzuola per fare la sabbia e il mare. Che ne dite di una partita a palla? Giusto, buona idea! Sì, lanciala piano, perché questa non è proprio una vera spiaggia, sai? Ottimo suggerimento! Naso, naso, tigrottino mio! Prendila! 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 Grazie per avermi aiutato quando mi sono arrabbiato. A te cosa fa arrabbiare? La prossima volta che ti arrabbi, fai un bel respiro e conta fino a 4. Naso, naso!